direzione Milano Games Week e andiamo! Far fire makes the city look so bright. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Da notare una cosa, nel 122 km orari. Sono pochi, potentissimi. Siamo arrivati a Milano, 23 minuti di ritardo, oggi è andata bene. Oh, ah, che bello, ah, che bello. Io voglio questa felpa. Ce la darò. Tu adesso ti spoglierai e mi darai questa felpa. Volevo chiederti, Andrea, visto che siamo qua per il Surface, come ti sei trovato questa settimana con questo device? Innanzitutto mi sono trovato bene. Diciamo che la cosa interessante è che è piuttosto potente, soprattutto se lo guardi come se fosse un tablet, perché di fatto è un portatile di fascia medio-alta. L'ho usato in vari contesti, ho provato a installarci sopra Unity. Diciamo che ho trovato molto più utili le funzionalità legate alla penna, in realtà, all'utilizzo di OneNote, che è un'applicazione molto carina. È bello perché è molto potente, però il vantaggio che ho portandolo fuori è soprattutto legato alle idee, quindi il mio utilizzo è stato: prendo appunti stando fuori. Prima nel video dicevo che lavoravo molto con la cartaccia quando ero per conto mio, e più o meno la sensazione è simile. Puoi installare programmi di fotoritocco, quindi se ti serve al volo mentre sei fuori, di editare una PNG senza troppi danni, hai tutte le risorse disponibili. Da quel punto di vista l'opinione è molto positiva. È il primo tablet, diciamo, che riesco a utilizzare per lavoro al di là della build. Quindi voto da 1 a 10. Esatto. Ah, mazzanazione. Vuole un bel feedback. Ha tagliato le gambe. Serve un feedback preciso. Diamogli 8. Surface Pro 3 va oltre la, possiamo dire, semplice concezione che sia di tablet, ma va altresì oltre quella che è l'attuale concezione di Ultrabook.